Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, se mi seguite sui social, se non mi seguite non va affatto bene. Sto per tornare a viaggiare, quindi questo potrebbe essere l'ultimo video che vedrete qui girato in questo posto, perché dei prossimi saranno tutti video on the road, on the cose, no? Molti mi avete chiesto sotto i commenti degli altri episodi delle cose tipo il supermercato eccetera di farvi vedere un po' quelli che sono gli snack e le cose tipiche che si trovano qua in Nuova Zelanda al supermercato. E quindi niente, ho deciso che con un paio di dollari ho comprato un sacco di porcate. Ferma tutto. Cos'è questa cosa? Cosa stai facendo? Copio Human Safari. Ci dobbiamo copiare Human Safari così, spudoratamente proprio. Cosa vuol dire che copio Human Safari facendo questo? Cosa vuol dire? Secondo te cosa vuol dire? Fai gli snack, copio Human Safari. Snack uguale Human Safari. Ma dove vivi? Simone, io te lo dico, ci sono già dei commenti sotto il video, li sto leggendo adesso. Cosa vuol dire ci sono già dei commenti sotto il video? È impossibile, non ho nemmeno ancora finito di girare, lo sto girando adesso. Guarda, io li sto leggendo adesso, non sto scherzando. Copy Human Safari, sei Human Safari, l'Human Safari dei poveri, meglio la 72 la 5000, questa non c'entra nulla. Casey Neistat, nemmeno questo c'entra nulla. Human Safari, sei peggio di Human Safari. Sei peggio di Human Safari, questo non ha senso come commento. Vabbè, siamo su YouTube, iscritto, ricambi. Comunque, hai capito, no? Cosa pensi di fare adesso? Se questo è il problema, lo chiamiamo. Chiamiamo adesso Nicolò, tanto che ore sono in Italia? Simone, fai cosa vuoi, ok? Non mi vuoi ascoltare, va benissimo. Fai cosa vuoi, starà sicuramente ancora montando qualcosa. Lo chiamiamo e vediamo cosa da dire. Io mi licenzio, me ne vado, non mi interessa niente. Carica cosa vuoi sul canale e arrangiati, io mi licenzio. Ciao. Scusate, ragazzi. Scusate, devo... chiamiamo Nicolò e chiediamo. A quanto pare non si possono fare gli snack neozelandesi perché ha lui il diritto di tutto. Chiamiamolo. Pronto! Ciao, Bomber! Come stai? Ehi, ciao, Nick! Guarda, ti devo chiedere una cosa molto veloce. Quanto ti costa chiamare dalla Nuova Zelanda? Sei un pazzo! No, guarda, stai tranquillo. Con tutti i soldi che ormai faccio con Amazon e YouTube, praticamente... non ci penso nemmeno più. Ascolta, sto girando questo video sulle schifezze neozelandesi, no? Che me l'hanno chiesto in un po' di utenti. Quindi ti volevo solo chiedere, dato che qua il mio produttore mi dice che non posso farlo, se posso, nel senso, sai che no, qua a quanto pare su YouTube Italia tu hai il diritto, quindi dato che dobbiamo risolvere questa cosa la risolviamo direttamente chiedendo. Ma no, vabbè, figurati, cioè non è che mi copi se fai un video degli snack, alla fine mica li ho inventati io, no? No, perché tu sai, no, come la gente di ma YouTube. Ma sì, ma fregatene tanto, cosa vuoi che capiscano quei due balordi che ti seguono? Boh, vabbè, ti ringrazio, grazie mille, per fortuna qualcuno che mi capisce. E niente, ci sentiamo, io sono tanto, sai, no? Riprenderò a viaggiare, quindi prima o poi tornerò e potremo fare un sacco di cose insieme. Sì, perfetto. Dai, salutami tutti, eh. Ah, buono. Un abbraccione. Ciao Nick, grazie ancora, ciao. E adesso, cosa avete da dire? Con l'approvazione di Nicolò possiamo cominciare, ragazzi. Ho comprato questa vagonata di roba. C'è veramente di tutto, anzi andiamo subito a... mancava fare del casino in questa camera, in effetti. Allora, cominciamo subito con le cose che ho comprato. Non so se riusciremo a vederle tutte, ma praticamente ho trovato questo mega offertona. Tipo con $2 potevi comprare tipo 3 o 4 snack. Quindi ne ho presi una quantità indecenti. Il primo che mi ha incuriosito è questo Moro Gold. Ehi, tra l'altro io non ho ancora fatto pranzo, quindi mi sa che il mio pranzo sarà questo. Ho capito perché si chiama Moro. Devo assaggiare sto carro armato di roba. È praticamente un Mars, però con le robe croccanti dentro. Cazzo, strabuono. Se cominciamo così mi sa che non vedremo nessuna schifezza, saranno tutte cose buone. Ok, cambierò un po' la luce, ma in questi giorni sto spostando tutto, quindi devo cambiare batteria a caso per ricaricarle. Allora, il prossimo, ragazzi, è una cosa che mi ha incuriosito un botto, perché non l'ho mai vista in Italia, ed è questo. Vedete, è praticamente fatto con la menta. Io vado fottutamente pazzo per la menta, quindi non vedo l'ora di assaggiarlo. Non so, però voglio provarlo perché sono stra mega curioso. Oh mio Dio, questa qua è tutta menta, è fantastico, è menta dura, come on, è tipo menta cristallizzata, questa è una droga, questo se vi piace la menta è la fine dei vostri giorni. Questo si chiama Pinky, 50% meno grasso, tra l'altro sono sicuro che dopo questa roba mi verranno di quei brufoli che nemmeno abbiamo idea, però apriamo questo Pinky, sono curioso di vedere come
Anche questo qua è in cioccolato puro. La descrizione dice marshmallow e caramello coperti di cioccolato al latte. Cioè, questo è il male. Ho capito perché c'è il 50% di grassi in meno. Perché se c'era il 100% ti mangiavi una balena, cazzo. Oh, cazzo. Allora, marshmallow col sopra caramello avvolto nel cioccolato. Cioè, questo è il male cosmico. In realtà non è buonissimo, che il marshmallow copre veramente tutto, non si sente nient'altro che il marshmallow. Questo, se volete dimagrire, io non ve lo consiglio. Così, a grandi linee, ci avrà 300 milioni di calorie. C'ha così tante calorie che non si può nemmeno sapere sulle etichette, vietato dalla legge. Ho comprato questo qua perché aveva questo packaging del tipo comprami, comprami. Soprattutto perché il nome mi ispirava Crunchy, o Crunchy. Ho scritto Golden Okie Pokie Honeycomb Converting Candy Milk Chocolate. Credo di andarla ad aprire, che l'inglese non è che proprio sta andando alla grande. L'odore del chimico. Questo è un Mars gigante, guarda che roba. Non sembra il Mars, no? Fatto così. Non me l'aspettavo. Fatto di... Oh, ragazzi, c'è la spugna, guardate un po'. Questa è tutta spugna, tipo appiccicosa. E questo qua non so cosa sia. Questa parte spugnosa non riesco a capire di cosa è fatta. Miele, credo. Non sa di tanto. Non lo approvo. Più o meno. Eccolo qua. Perry Bana. Questo è il coso preferito dalle scimmie. Vedete? Perry Bana. Guardate che bello che è. C'è pure questa scimmietta qua che dice: ehi, comprami. Vediamo un po'. Cosa vuol dire secondo me questa parola? Chew? Sarebbe tipo chewing gum? Cioè, è una barra di chewing gum ricoperta di cioccolato con dentro la banana. Sa proprio di banane. Però non sa di quella banana tipo banana vera. Sa proprio di banana chimica come... Questo non va affatto bene. Il packaging ci ricorda come non è fatto di coloranti artificiali. Perché è l'unica cosa naturale il colorante. Perché il resto è chimica pura. Praticamente è un chewing gum che si decompone alla banana. Però proprio no. Cioè... No, Perry Bana non fa per voi. Per rifarci, ragazzi, prima di passare alle cose salate, che quelle mi preoccupano un po' di più, ho comprato questo. Perché? Perché ho visto questo. Che cos'è questa cosa? È il flake o flake. The Crumbles Milk Chocolate. Tieni in piedi il fuoco. Zozo. Questo in realtà è cioccolato molto semplice, solo che ti dà quell'effetto un po' di... Perché è tutto fatto a sfogliette. Sa di una roba pesante come un mattone. Ho cercato tre diversi tipi di patatine che ho visto solo qua. Ok, cominciamo dalle patatine vegetariane, che non credo che siano patatine vegetariane, ma è divertente chiamarle così. Già pure di sentire il puzzo che uscirà da qua. Wow! Cosa sono fatti di amianto? Sono tipo le nuvole di drago, no? Sono nuvole di drago senza gamberetta. C'è la possibilità di trovare all'interno glutine, ok, uova, perché, latte, perché. Qualcosa di invece molto tipico neozelandese, questo è molto molto tipico, sono praticamente le patate rosse, queste qua, dolci. E come vedete c'è pure la mappa della Nuova Zelanda, quindi è tipico. Andiamo ad aprire le proper. Oh, malissimo questo, male male. Vedete, praticamente... Sono molto fatte più rustiche. Penso che questa sia anche la buccia che c'è intorno. Ce ne sono di due tipi. Ce ne sono due tipi di patate, quindi sono due tipi, vedete? Questo qua, più bianco. Questo qua, più arancione. Non sono affatto buone. No. Con una salsa potrebbe andare meglio. E per finire questo video, e per mettere il tag Giappone e cose giapponesi, così faccio un botto di views, i vermi giapponesi nelle patatine. E vai! Questo non è vegetariano, ma ho paura ad aprirlo per non sentire quell'odore di Giappone sicuro. Ce la posso fare? Ah, c'è scritto open here. Vaffanculo. Oh! Mangime per pesce. No, raga, malissimo. Questo coso qua non so cosa sia. Come fa una cosa che non sa di niente a puzzare? È indecente. Come mangiare della plastica. Viva il Giappone! Rifacciamoci la bocca con il mio preferito, il Moro. È il Moro. Bene, ragazzi,
Questo video da buffate, mentre a me già stanno venendo fuori i brufoli ovunque, malissimo. Io spero che vi sia piaciuto e ringrazio Nicolò per la collaborazione molto divertente che abbiamo fatto insieme. Salutate questo posto perché è l'ultima volta che lo vedrete qua sul canale. Il viaggio sta per ripartire, o è già ripartito, non so quando uscirà questo video, quindi non so se sarà già ripartito o no. Preparatevi a nuovi fantastici video e soprattutto a nuovi fantastici posti che andiamo a visitare insieme con un ospite. Mi raccomando, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, se ne volete altri così, perché adesso che gireremo potremo trovare altre cose schifose tutte insieme. E noi ci rivediamo in un prossimo fantastico video. Ciao belli!